Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questo nuovo diretto su Twitch. Saluto anche a chi sta seguendo, o meglio, sta guardando questo video su YouTube. Invito loro, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 in poi. Quindi venite a cazzeggiare, venite a cazzeggiare, venite a cazzeggiare. Buonasera Gianni, buonasera M. Moing Dragon 97. Ciao Tony Corvino. Cioè, ma che nick è Tony Corvino? Cioè, quasi peggio quello di. Quasi peggio di quello di MD, guarda. Quale paese? Specifica MD, quale? Esplica, esplica. Stasera c'è anche Gianni da dire, c'è anche Gianni Ru. MD in realtà si chiama Filippo. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Però mi aspetterei più un Matteo, meno la M è uguale. Buonasera Tris, buonasera. Tris, comunque tra tutti noi, Tris è quella che sta in vacanza, giusto per dire, in ferie se n'è andata. Non so se mi spiego. E la dobbiamo pure aspettare perché è una certa ora riesce ad esserci. Non lo so, non lo so, Allora, chiudiamo qua, chiudiamo qua. Allora, ragazzi, in realtà oggi continuiamo Must, ormai la I è saltata proprio. Secondo me però non dura tantissimo ancora, vi dico già. Qual è l'ultimo salvataggio? Sono tutti e due uguali praticamente. Ok. No, comunque, Tony, giusto per rispondere alla domanda di prima, non è assolutamente come quello di ieri sera. Molto più avventura grafica questo. Ok, qua abbiamo fatto solo fatto qua. Ok. Ora voglio andare a vedere una cosa. Noi oltre il razzo non avevamo niente più da fare, vero? Perché abbiamo fatto tutto. Ora quello abbiamo fatto. Là dentro eravamo andati. L'albero l'abbiamo fatto. Solo il razzo è rimasto. Cioè non è che è più un'avventura grafica. È un'avventura grafica. Quindi è molto più lento. Più a enigmi, diciamo così. Vabbè, apriamo questo libro. Andiamo nell'ultimo mondo. Penso che sia l'ultimo mondo. Sì, oh. Perché non mi fa. Non mi fa andare. Il fatto è che Tony si è arrivato alla fine, quindi la storia non è che. Vabbè, manco noi abbiamo capito granché ancora. Però. Tocca. No, comunque un organo c'è qui. Ah, questo era il posto che c'avevo di particolare, non mi ricordo. Ecco.
In pratica, Tony, siamo una tipa che si è trovata all'improvviso su un'isola. Su quest'isola, in pratica, ha scoperto che il marito e i figli praticamente viaggiavano tra mondi e addirittura le modificavano. Questi mondi riuscirono a modificare. Infatti, loro li chiamano Ere. Il problema è che loro sono spariti e noi stiamo ripercorrendo praticamente il loro viaggio. In modo tale che da ritrovarli, si presume, o almeno l'idea è quella, o almeno capire che cosa è successo. Solo che per andare avanti, tra i vari mondi, diciamo così, dobbiamo risolvere gli enigmi che ci fanno aprire delle porte e ci fanno trovare queste cose qui che servono per capire e andare avanti, cioè cose di questo tipo. Ok, qui è tipo pioggia e acqua a terra, ma non possiamo modificare nient'altro. Cioè non posso toccare niente. Anzi, ditemi sempre se la voce la sentite bene, non la sentite bene, perché dovrei aver trovato la quadra, però. Allora, qua non capiamo un cazzo, quindi ce ne andiamo. La prima porta lì non abbiamo capito un cazzo. Radio Maria, non mi viene in mente il fatto di Gianni. Ah, ci abbiamo. Ah no, fa sempre qua. Dobbiamo capire come funziona questo coso. Vabbè, apriremo più avanti. Andiamo a vedere quest'altra scala, che cosa c'è? Abbiamo un altro simbolo. Questo è tipo roba vulcanica, infatti. C'è roba sotto. Ok, quindi sono i rumori, secondo me. Tipo l'acqua che cade e qua c'è la lava che. Questo è un orologio. Pendolo. Un secondo. Ok, Pimpi c'è, non l'ho visto. L'importante è che ci sia. Qua nada. Perché vedo, è come se registrasse questo. È un microfono. Il foglio rosso ce lo prendiamo. Tipo se sto ghiaccio. E là come ci arriviamo? Andiamo nelle solfatare qua. Qua c'è pure la luce da accendere. Ti pareva, dopo che ho fatto la strada, accendo le luci, giusto così. Ah, perché questo vuol dire che arriviamo in mezzo al mare. Infatti.
mo. Ah, quella quindi è una telecamera. Quella appesa è una telecamera. Quindi vicino all'antenna devo passare. Troviamo l'antenna pure da quest'altro lato. Ma ha dato qua il rumore? Dove sta l'antenna? Poi non la vedo. No, io sto rivolgendo tutte verso l'antenna e sento il rumore dell'antenna. Questa è diversa. Forse devo trovare i suoni abbinati. Questo dovrebbe essere. Mentre questo era, stava vicino all'orologio. Vediamo un po' se troviamo l'orologio. Questo invece è dove stava il fuoco. Questo vicino al nulla stava questo, quello in alto, ma penso si debba sentire gocce. C'è il fuoco, però non stavo in quella direzione là, stavo un po' più alto del fuoco. Eccolo. Manca questo. Ce l'abbiamo messa da qualche parte.
voi l'audio lo sento bene, lo sentite bene anche quello del gioco, non troppo basso. Faccio pure di cliccare questa cosa però. Sono i rumori, questa è quella col fuoco, questa è quella con l'acqua. Lo senti il rumore? Lo senti? I suoni dovete sentire, se non sentite i suoni ditemelo che alzo il volume. Queste sono delle gocce di acqua che vanno nell'acqua, cadono, tipo pioggia, tipo l'acqua che scorre. Questo è in pratica una sorta di spaccatura con la lava che si vede da sotto e si sente tipo un fruscio. Questo è un orologio rotto. Questi sono questi cristalli e fanno questo rumore strano. E poi c'è questo che sarebbe tipo geyser, ma non ci sono i geyser. Così li ho messi, ma non so se serve a qualcosa. Cioè se si blocca così o non lo so. Comunque ho sistemato tutte queste antenne verso quelle antenne lì praticamente. Ok? Chiaro? Avanti non posso andare da nessuna parte, ok. Ah, c'era pure qua la cosa per accendere la luce. Perché in pratica ho indirizzato tutte le quei simboli che sono uguali a questi simboli qua tra l'altro verso l'antenna. Questo ho fatto. Non so. Perché l'unica cosa che c'è qua all'inizio c'è una porta. Che c'erano dei suoni. Questo è l'orologio. Poi qua c'era la lava. E poi infine soprattutto c'è il coso. L'acqua. Sarebbe questo. Sono tutti quanti accesi. Mi sembra di aver messi di averli messi abbastanza bene. Quindi andiamo a vedere la prima porta. Se ora succede qualcosa. Sento una nave. Che devo fare? Da aprire non si è aperto niente. Quindi vuol dire che devo sistemare, perché c'è anche una mano là qua. Ah, ora devo metterli in ordine, forse. Forse vicino.
A ogni posto sintonizzi il suono corrispondente. Sì, no, questo già l'ho fatto. Ora la radio probabilmente prenderà tutti i suoni che si stanno in zona. Ma questo che rumore? Cioè, questo non c'è un rumore. Non succede niente. Il mio problema è l'ultimo. Allora andiamo a vedere di nuovo su quella cosa come si sono messi in ordine. Cazzo, mi passano addosso, è successo. Dovrebbe essere tipo un geyser dal disegno. Questo rumore qua io non lo capisco, cioè dall'altro lato non me lo ricordo. Tipo vento sembra. Che questo è quello del fuoco, ok. Che poi c'è sto simbolo sotto? Che cavolo fa sto simbolo sotto? La solita E di Enigma. Forse l'ordine è questo. La sommatoria. Non mi ricordo Sigma dovrebbe essere. Se non mi sbaglio, eh. Però io se clicco, allora se partiamo da qua e clicco, parte 1, 2, 3, 4 e finisce. Senza che si illumino. Se parto da questo vediamo se cambia. 1, 2, 3, 4. E l'orologio comunque finale. Quindi il ciclo com'è? È cristalli. Riesco a spiegare. Cristalli. Qua fa acqua.
l'acqua, vapore, fuoco, orologio. Dovrò fare questa combinazione di qua, no? Ma il problema è che non riesco a trovare questo rumore qua, non riesco a trovare io. Sembra solo vento. Boh, proviamo. Non è la E di Eureka. Io, noi sai, già l'abbiamo vista anche dall'altro lato. Penso che sia roba effettivamente di Enigma, roba del genere. È Sigma e maiuscola, non mi ricordavo bene. Ma qua come lo sentiamo questo rumore? No, ha messo bene questo, ok. Devo trovare un'altra cosa che fa tipo solo vento. Questo, vediamo un attimo. E non succede niente. Ok, mettiamo nell'ordine come ho scritto io invece. Tipo cristalli prima. Mettiamo il primo. Fammi cristalli. Eccoli. Secondo è l'acqua. Terzo, vapore. Quello strano. Fuoco. Ok, abbiamo aperto questo. Oh cazzo. Che è sto posto? Turbine. Ah, questo c'era il fatto del sottomarino. Che uno dei figli aveva detto che doveva tornare in questo mondo. Non dice cazzo online. Cioè? Ah, stavo cercando le soluzioni, Gianni. Questo è il sottomarino comunque di uno dei due figli. Dire. Si fa così. Mi sto perdendo, ma di che cavolo state parlando?
minimo clicco qua. Devo mettere prima la prima, tipo. Come si cambiano le marce? Ah, prima devo scendere. Ah, non devo dire cazzo online. Perché? A parte ora che l'ha chiesto Pin, ma l'idea di massima? Ma che posso girarmi? Ah, nord-est, est, sud. Quindi N era nord. Quindi non devo dire la parola ora. Vabbè. Devo concentrarvelo, eh. L'unico che possiamo andare è nord comunque. Vai. Che velocità, ragazzi. Che velocità. Oh, non posso dirlo. Tutto bloccato. Ah, ecco. Allora, nord, eh no, sud torniamo indietro, quindi non è il caso. Eccolo qua, ovest. Quindi nord e poi ovest. Poi abbiamo di nuovo nord. Perché ci siamo fermati? Quindi di nuovo nord. Ah, no, c'è pure est. Ok, ci perderemo, ragazzi. Non torneremo più a casa, ricordatelo. Fatto nord di nuovo. Mi vede una cosa, perché secondo me ora c'è solo l'ovest, possiamo vedere. Siamo tornati all'inizio, praticamente. E invece no. C'è sud. Cioè, qua solo sud possiamo andare. No, è che non c'è la strada, quindi semplicemente non c'è la strada. Quindi devo fare ovest, perché a nord comunque si conclude qua e non mi fa vedere niente. Quindi andiamo di qua. Est. Abbiamo fatto nord, ovest, est. Possiamo andare comunque, continuare ad andare ad est. Possiamo andare a ovest. Noi da dove venivamo? No, ovest torniamo indietro, ok, giusto. Che venivamo da. Siamo. Sì, abbiamo seguito est. Sud manco c'è niente. Sud-est non c'è niente. C'è solo est, qua possiamo andare solo avanti. Sud.
Ovest torniamo indietro. Sud possiamo fare solo. Nord-est. Nord-est o sud? Ma arrotoliamo verso il sud. Vedo qualcosa davanti a noi però. Andiamo subito a vedere. No, ho fatto sud. Sì, ma non, cioè non ci abbiamo niente, ma come ci organizziamo qua? Cioè, ora ci abbiamo nord che, vabbè. Boh. Detto che ci perdiamo qua. Tutti, no, è perché sono le cose che ho preso, perché sono diverse strade. Perché ho sentito questo rumore ora? Ma io se volessi scendere, non posso scendere ovviamente. La bella è che se volessi tornare indietro, non posso tornare indietro. Ovest, perché già non mi ricordo più. Abbiamo sud-ovest, nord-ovest, nord. Cioè ovunque possiamo andare qua. Noi l'ultimo che abbiamo preso, che abbiamo preso? Nord-est l'ultimo, o sud? No, comunque sto gioco dopo le 11 inizio a non connettere più. Triste ha scritto sud, però non so se era poi a corretto. Sud-est. Quindi andiamo a sud-ovest ora. Sì, ma non arriveremo mai da nessuna parte perché gireremo in tondo, sicuro. Ecco che lì c'erano tre strade che possiamo prendere, ma come si fa? Non vedo tra l'altro niente di... nessun segnale. Ok, nord-est torniamo indietro. Vedi, questo mi sa che non c'è nessun'altra strada, solo nord-est. Infatti, qua ti danno indietro. No, non dirmi la soluzione, MD. Se quella è la soluzione. Ma a parte il fatto che ora ci siamo persi, quindi non potremo neanche seguirla. Vorrei capire... Allora, sud-ovest l'abbiamo preso prima. Abbiamo nord-ovest. Ah, la strada che ho fatto quella. Cazzo, le ho scritte tutte. Che poi sembra che sia scritto non ne so un cazzo o roba del genere. Cazzo, cazzo, non lo potevo dire, cazzo.
Non mi piace perdermi. Ottimo. Quindi abbiamo fatto nord. Abbiamo fatto nord, ovest, poi nord, est, est, sud, sud-est, sud-ovest. Però con l'ultimo sud-ovest io sono tornato indietro. Quindi sono a sud-est in questo momento. Cioè l'ultima, sud-est. Ok, perfetto. Quindi sud-ovest non lo posso prendere. Nord-ovest. Cioè no, sì, nord-ovest manco lo posso prendere perché la strada per tornare indietro. Nord è rimasto. Ti trovi? Sud, ma sarà che torniamo indietro, non ci interessa. Niente, dobbiamo tornare a forza indietro. Quindi non è nemmeno nord. Atris è quello che ha scritto MD. La strada che abbiamo fatto noi finora è quella che ha scritto MD. L'unico problema è che noi ci siamo trovati qua e ogni volta che arriviamo qua tra l'altro sento un rumore. E qua c'erano varie scelte. Nord ci blocchiamo, sud-ovest ci blocchiamo. Quindi vediamo che è rimasto. Sud-ovest. L'abbiamo fatto prima e ci siamo bloccati. Ok. Quindi nord-ovest no, perché torniamo indietro. Nord già fatto e non funziona. Nord-est non c'è niente. Est non c'è niente, sud-est non c'è niente, sud non c'è niente, sud-ovest già l'abbiamo fatto, sì, mi sa che dobbiamo tornare indietro questa volta, ovest, nord-ovest l'abbiamo fatto ora, nord mi sa allora dobbiamo tornare indietro con nord-ovest. Giusto? Non c'è nient'altro. Pure qua però ho sentito un altro rumore. Ma quindi tutte le stazioni fanno rumore? Allora, no, quindi siamo rimasti come se venissimo da sud. Noi, e sud-est no. Ok. Abbiamo ovest. Che potremmo fare? Sud-est è quello che da dove veniamo. Ok, poi ci blocchiamo in sud-est là. No. Est, nord-est, nord, torniamo indietro praticamente. Ok. Quindi è rimasto solo ovest. Ti trovi MD?
questo è più lungo. Altro rumore ancora. Noi abbiamo fatto ovest. Ah, ma si è girato a sud comunque questo. Abbiamo sud-ovest. Però quando siamo arrivati mirava il sud. Perché è strano? È come se io col nord ora tornassi indietro. Esatto. Perché noi come si chiama? Con i binari, secondo me, abbiamo svoltato verso sud. Quindi il nord si torna indietro qua. Quindi l'unico è sud-ovest. E ancora. Ovest abbiamo. Ma scusa, noi siamo arrivati. Dove siamo arrivati? No, sud-ovest. Ma pure sud, mo. Quindi noi veniamo, ci troviamo sud-ovest. Perché sta cambiando? Quindi possiamo andare a ovest. Nord-est che torniamo indietro praticamente. E poi c'abbiamo pure est. Quando sono arrivato sud-ovest, questo mi dava, perché è l'unico punto che non c'è niente, perché se vado qua è sud ed è libera. Se vado avanti anche l'ovest è libero. Il bello è che qua ce ne stanno tre di strade. Ovest, boh. Amo ovest. Abbiamo cambiato zona, mi sembra. Ok, ovest almeno qua è rimasto. Abbiamo una strada a nord-ovest. Est, torniamo indietro. Sud-est. Sud. Quindi nord e sud. È come se facessimo una sola strada. Alcuni sì, sono uguali, altri sono strani. Ah no, questo è nord-ovest e sud. No, nord-ovest. Questo torniamo indietro su destra. Nord-est possiamo andare. Ovest. Continuiamo con la ova. Thank you.
Questo è diverso, vado qua, eh. Palesemente diverso. A sud. Ma qua ora ci troviamo diversi, vedi come gira qua sopra? Siamo a ovest ora. Da sud passa a ovest. Est ora torniamo indietro, ok. Ma mi sa che dobbiamo tornare indietro perché non c'è nessun'altra strada. Infatti. Non c'è altra strada qui. Noi prima di questa veniamo da est, quindi potremmo andare all'incontrario qua, cioè continuando sul nord. No, dovresti togliere l'ultima S. Ti trovi? Qui siamo tornati indietro. Sì. Io sono a nord, prima se mi giro vado a sud, quindi sì, ho fatto sud prima. Perché solo che era con la curva e ha cambiato ed era diventato ovest. Ma in realtà da qua sono andato a sud. Ora il mio problema è che nord, io posso continuare a nord. Dovremmo avere sud-est pure libero. Est. Ah no, est libero, sud-est. Che torniamo ancora alla sezione di prima. Sud è quella che abbiamo preso prima, non ci interessa. E io quasi quasi continuerei a nord. Al posto dell'ultima S ci dovrebbe andare N. Esatto. Facciamo 100 metri e ci fermiamo. Cioè. Allora, noi abbiamo fatto nord, quindi il sud. A un certo punto sbaglierò qualcosa, ma secondo me abbiamo sbagliato qualcosa fin dall'inizio. Metti, non ti preoccupare. È abbastanza scontata come cosa. Sud torniamo indietro. Mi sa che dobbiamo tornare indietro. Non c'è niente, manco qua. Devo tornare un bel po' indietro, devo tornare ancora a quello prima. Perché qua tutte le strade abbiamo fatto. Abbiamo nord che già abbiamo fatto. Abbiamo est. Che serve per tornare indietro perché veniamo da ovest di questo. Sud-est niente. Sud è questa qua. Forse non è indietro. Per forza.
Abbiamo libero sud-est, ma noi da dove veniamo prima dell'ultimo ovest? Nord-ovest, quindi sud-est torniamo indietro. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ovest è quello che abbiamo preso noi. Torno ancora indietro con sud-est. Conò torno da dove sono venuto, sì. Ma non c'è manco qua altra strada. Ma fa nord-est. L'unico che non abbiamo fatto è nord-est, perché sud-est torniamo ancora più indietro. Giusto? O mi sono perso? Triste, io Triste sarà pure dormendo probabilmente, che non sta capendo niente da quando siamo partiti. Sto per vomitare. Ma tanto ci siamo persi, Pimpi, anche se ha trovato la soluzione, la vedo difficile. Sud-ovest andiamo di nuovo là e non conviene, giusto? Quindi nord-ovest o nord? Ma scusate, ma nord, dove cazzo siamo? Siamo dove c'è la curva. Com'è possibile? Non dovremmo essere tornati indietro. E qua ci troviamo a est. Ora ne vado a sud-est. È diversa sta cosa. È molto diversa. Cioè sembrava uguale a quella di prima. Ok. Non so come, ma siamo arrivati. Non so come, ma siamo arrivati. Non so nemmeno dove siamo arrivati. Giustamente, che figura di sé. Insomma, pure la musica così. Ah, quindi qua torniamo indietro. Qua torniamo indietro. Sì, torniamo all'isola principale. Torniamo all'isola principale. Abbiamo due fogli addirittura.
Vediamo cosa ci dice. Ah, sei qui. Interferenza. Grazie per aver portato le pagine blu. Capisco. Convinto che Sirius è colpevole. Ti prego, non lo liberare. Mi distruggerà proprio come... E io, assolutamente innocente, sono stato imprigionato ingiustamente. Sicuramente avrei notato la sua sfrenata brama di ricchezza. Quattro mondi rimanenti. Il suo piano raccapricciante era quasi perfetto. Il colpo finale al nostro padre lo ha ingannato facendogli credere che ero io l'assassino. Non ho ucciso mio padre, liberami. Portami le restanti pagine blu, ti prego. È un bugiardo, uno stupido bugiardo. Non deve essere liberato, altrimenti... Porta le restanti pagine blu dell'ultima era di Mist. Devo essere liberato, devi liberarmi. Non posso restare qui per l'eternità. Ti prego, per favore, libera. Guarda le pagine quelle blu. Ma scusi, io dove devo andare con l'ultima? Vediamo che salto che ci dice. Con ogni pagina riesco a vederti più chiaramente. Ben presto sarò libero da questa prigione orribile, da questo libro. E devi visitare l'ultima era, che non hai ancora. Sono sicuro che allora capirai che mio fratello Achenar è un pazzo. Achenar è un pazzo. E lui è colpevole. Vabbè, ovviamente, ma si danno colpo uno con l'altro. Approfittato della libertà che nostro padre ci aveva dato molto tempo fa, iniziò a provare un piacere perverso: conquistare e... Te lo chiedo di nuovo: non recuperare le pagine blu. Distruggerà sia me che te, proprio come ha distrutto le altre ere di Mist. Non sfuggirò mai. Per liberarmi devi semplicemente portare la pagina rossa. Ti racconterò la storia che io, la tua saggezza, vedrai che sono innocente e lui è colpevole. Quest'isola dimenticata molto tempo fa. Ma non ci danno indizi, che devo fare? Me li lascerei dentro tutti e due, ma... Sono in debito con te. Dai, chiuditi. Fanculo. Allora, mi è venuto in mente una cosa, che ieri, non lo so qual è l'ultima era, però ieri ho fatto una foto, che avevamo trovato, dove cavolo sta, ecco. Che diceva, d'accesso della cripta, in metà foglio, isola di Mist. Si trova in bella vista ed è facilmente come se fosse una cripta nascosta o una cripta. Il problema è che io con questo foglio l'avevo trovato, se non mi sbaglio, nella prima era in cui eravamo andati. Se non mi sbaglio,
Voglio solo andare a controllare questa cosa e poi stacchiamo, ragazzi. Voi ve lo ricordate un foglio strappato a metà, in cui non si leggeva? Ti ricordi dove? Che se non erro qua. Se non erro. Ogni tanto si accende questa musica senza senso. Che non si legge, ma dai, ma serio, so. Come si accende la luce? Sì, è la ok, ce l'ho tutte e due le parti, quindi dice l'accesso. No, non è la stessa. No, forse è la stessa, sono solo che è tradotto male, cioè è scritto male. Allora, la cripta si trova in Bella Vista. Postazioni, audio. Allora, la cripta si trova in bella vista sull'isola di Mist ed è facilmente accessibile seguendo delle semplici istruzioni. Per prima cosa, individua ogni interruttore. Prima ogni interruttore sull'isola, attivali tutti, poi vai sul molo e per finire disattiva l'interruttore che si trova lì. Ok, però aspetta un attimo, mi faccio una foto, non si sa mai. Ok, quindi dobbiamo attivare tutti gli interruttori dell'isola di Mast, quella cosa lì. E poi quello sul molo invece alzarlo, cioè abbassarlo. Ok, quindi dobbiamo andare di nuovo qua, fare questa cosa qui. Dentro. E torniamo a casa. Il bello è che sono già tutti attivati, se non mi sbaglio, che l'abbiamo attivato tutti quanti all'inizio. Sì, triste, infatti, la stessa cosa che ho pensato pure io. Ma mi faccio un attimo un giro. Erano 8, vero, se non mi sbaglio. Quindi 1 è attivato. Due è attivato. 3 è attivato. 4 è attivato. 5
5 attivato. Sei attivato. Sette attivato. E quindi disattiviamo questo. E 8, ok. Oh cazzo. Ho trovato una pagina bianca. E quindi? Mo devo scegliere a chi darla dei due. Pensavo che mi facesse leggere qualcosa. Meno male che non potevi dirlo. Cosa non potevo dirlo? Ma ormai è passato, dici la parola. Ma 5 minuti, siamo da un quarto d'ora così. L'unico problema è che io qua dentro, alla fine non abbiamo fatto sto coso. No, ma tanto non se la prendono, ho capito. Che di solito esce subito. Abbiamo un foglio bianco. Boh, leggiamo un po' sul libro. È questo che sono. Quanto eravamo arrivati? 300? Vediamo se è sopra i 300. No, 300 è l'ultimo. Che dobbiamo leggere? Abbiamo letto tutto praticamente. Questa è l'ultima, quella che è il sottomarino. Qualche numero qua vicino, no? Almeno per capire questo coso qui, come cazzo sbloccarlo? Non abbiamo niente, vero, di indizi. L'unico che potrebbe essere quel 221 iniziale. Ma non credo assolutamente che sia quello. Ma perché si ha? Allora, mettiamo. Non l'avevo lasciato a 300. Infatti, si apre sempre a 157-158. È un caso? È un caso? Ripeto. Voglio chiuderla del tutto, aspettate. Adesso lo sto fatto. Stai chiudendolo. Perché prima non si è, cioè si è aperto da zero praticamente, no? Cioè dalla prima pagina. Sì, ora riprovo. No, voglio testare un attimo sto fatto. No.
Sì, ho fatto la foto, voglio provare il 2-2-1, ma questo tanto vero, non credo che il 2-2-1 serva a qualcosa. Ok. Riapro. 157-158. Allora, facciamo il 2-2-1. Bello è che io una volta fatto cioè, che devo cliccare. Vediamo se mi trova. Così va bene, così va bene. Questo ci sta, questo ci sta, questo ci sta. Cioè, se faccio questo si apre tutta la baradama. Quindi abbiamo più niente. Questo era il 221. Facciamo 157. Due, tre, uno, due, tre, uno, quattro, cinque, vediamo se mi trovo così, così, così. Ok. Questo è 157 e manco andavo. Facciamo 158. Due stanno qua, uno sta qua. Questo fanculo. Mo? Chi diavolo sei? Non venire qui a Dni, non ancora. Ho tante domande per te. Come probabilmente avrai anche tu. Da dove posso cominciare? Forse dalla mia storia. Mi chiamo Atrus. Temo che tu abbia incontrato i miei figli, Sirius e Atrus. Vabbè, nel libro rosso e in quello blu dell'isola di Mist, la mia biblioteca. La mia biblioteca contiene le mie opere, i miei scritti. Oh, ho scritto molti libri che mi hanno collegato a posti fantastici. È un'arte che ho appreso da mio padre molto anni fa. Molti anni fa. Però il libro rosso e quello blu, quelli erano diversi. Ho scritto quei libri per intrappolare gli avidi esploratori che sarebbero giunti sulla mia isola di Mist. Non avevo idea che i miei stessi figli sarebbero rimasti intrappolati. Abbiamo fatto molti viaggi insieme. Avevo dato loro piena libertà con i libri. Forse non è stato saggio. Vedevo l'avidità che cresceva dentro di loro. A loro non avevo parlato del libro rosso e del libro blu. La loro fantasia si è scatenata. Sognavano ricchezza e potere. Ovviamente non sapevano che i libri erano trappole. Mi pregarono di poter aprire quei libri e naturalmente io glielo negai. E allora escogitarono un piano.
un piano malvagio, non sapevo fino a che punto la loro vita fosse cresciuta. La loro stessa madre, hanno usato la loro stessa madre, o la mia amata Catherine, per attirarmi qui a Denis. Per poter tornare a Mist, mi hanno rimosso una pagina dal mio libro di collegamento. Non posso ritornare senza quella pagina. Puoi portarmi quella pagina? Tu puoi portarmi quella pagina. Spero che tu creda alla mia storia più che alle bugie dei miei figli. Oh cazzo! Se mi potessi portare quella pagina qui a Denis, potrei andare a Mist e punire i miei figli per ciò che hanno fatto. Devo tornare ai miei scritti. Spero che tu mi creda. Per favore, sbrigati. E mo'? Porta la pagina, porto con te la pagina. Ma lasciali tutti lì. Salva. Allora, facciamo così. Salvataggio 2. Si fa due salvataggi. Lo facciamo di nuovo salva. Facciamo anche sul salvataggio 1. Sì. Ok. Ho già la pagina, solo che in pratica io con... Se prendo la blu e la do al tipo, vediamo che succede. Vorrei fare così. Poi prendiamo la rossa, la diamo al tipo e vediamo che succede. E poi andiamo qua. Perché dobbiamo andare nel libro con la pagina. Non, cioè, non posso uscire. Allora, vediamo. Prendiamo la blu. Prendiamo la rossa. Non posso uscire da qua dentro. Vediamo che succede. Iniziamo dalla rossa. Ma tu puoi prenderle che dare. La bianca la vediamo dopo, perché in pratica con la bianca io devo andare nel libro praticamente, in un'altra era. Capito? Ma voglio vedere che succede se gliela do prima a loro. Questo è quello che voglio vedere. Ci ho fatto due salvataggi. Niente di buono. Oh, sei qui finalmente. Sono in debito con te perché mi hai quasi liberato. Come dire quasi? Mi chiamo Sirius. Confido che l'esplorazione sia bastata a convincerti. Che il mio fratello malvagio è colpevole e io sono innocente. Sono io ad essere stato ingiustamente imprigionato qui. Imprigionato da mio padre. Non so chi sei o cosa ti abbia portato su quest'isola, ma suppongo che tu debba sapere qualcosa dei libri. Mio padre li gestiva, ne ha scritti a centinaia, tutti descrivevano e si collegavano a luoghi fantastici e alle ere che aveva scoperto. Ma la stanza in cui ora ti trovi era la biblioteca di nostro padre. Era qui, in questa stanza, su quest'isola chiamata Must, che ha collocato la maggior parte di questi libri. Che spreco. Ormai l'avrai sicuramente scoperto, che Akenar ha bruciato e danneggiato la maggior parte di questi libri. Perché? Nostro padre era sempre attento alle nostre esplorazioni. Siamo cresciuti sotto la sua rigida supervisione. Ma quando siamo diventati maggiorenni, ci ha dato libero accesso ai libri di Must. Iniziò a lasciare le nostre avventure sempre più incontrollate. Senza la sua supervisione, mio fratello cominciò a diventare inquieto. Iniziò a prendere delle ere dei Mist più di quanto avesse dato. Presto iniziò a provare un piacere perverso nella conquista e nella distruzione di altre epoche. Ma dice la stessa cosa dell'altra. È stato terribile. Quella sede di distruzione. Ma ahimè, anche io ho notato la sua follia troppo tardi.
Avevo completamente distrutto tutte le rimiste tranne quattro. Non sprecai tempo. Avvertendo mio padre, pensavo che avrebbe riconosciuto la colpa di Achenar. Ma imprigionò mio fratello in un impeto di rabbia, imprigionò sia lui che il fratello, per tenerci rinchiusi finché non avrebbe scoperto di chi di noi fosse colpevole. Per scoprire la verità, nostro padre si imbarcò in un ultimo viaggio, però non fece mai ritorno. Posso solo supporre che sia morto durante il viaggio, lasciandomi come una vittima innocente intrappolato per sempre. Ma ora sei qui per liberarmi. Ascoltami bene. Devi trovare un'altra pagina e sarò libero. Un'altra pagina ancora. Sugli scaffali di questa biblioteca c'è un libro quasi del tutto bruciato, ma ancora poche pagine intatte. È l'ultimo libro sullo scaffale centrale. Trovalo. Questo libro è pieno di una serie di schemi. Trova lo schema 158 e ricrealo sulla porta del caminetto. Questo ti porterà all'ultima pagina rossa. Ma come? Non ce l'avevamo tutte, quindi portami quella pagina e finalmente sarò libero. Ecco perché ci devi ricevere il codice poi. Quindi abbiamo dimenticato una pagina da qualche parte. Oh, vaffanculo. Stai zitto. Stessa cosa. Quindi c'è ancora un'altra pagina. C'è ancora un'altra pagina. Ah, devo rifarlo tutto, questa cosa. Che chissà dove abbiamo lasciato quest'altra pagina. Vabbè. 158, quindi è 1, 2, 3, 4. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Poi abbiamo tutta questa gente di merda qua. Qualcosa? Sì, questo. Oh, dovevo cliccare, vero? Oh, vieni, vieni, non è che mi piaccia molto. Eccolo qua il tizio. È vivo ancora, quindi. Ma che cazzo? Oh, sei di nuovo. Ma poi non mi riconosce che sono la moglie, praticamente. Hai fatto la cosa giusta. Ho una scelta difficile da fare. I miei figli mi hanno tradito. So cosa devo fare. So cosa devo fare. Tornerò tra breve. Ovviamente qua non c'è niente. Sì, ma voglio un attimo controllare. Se c'è qualcosa. Ma non c'è un cavolo. No, è tornato. It is done. Tutto fatto. I have many questions for Ho you, molte but domande the per te, ma i miei iscritti possono waiting cannot aspettare. wait. I fear that my long Temo che il mio delay may lungo cause ritardo another potrebbe già aver catastrophic avuto un impact impatto on the catastrofico world sul in which mondo my in wife cui mia moglie, Katrin, è tenuta in ostaggio. Ah, ma quindi non siamo noi la moglie.
Il tuo premio, mi dispiace, ma tutto ciò che posso offrirti è la biblioteca dell'Isola di Cristo e i libri lì contenuti. Prenditi la libertà di esplorare a tuo piacimento. Spero che l'esplorazione sia di tuo gradimento. Non avrai più a che fare con i miei figli. Ultima cosa, sto affrontando un nemico molto più grande di quanto i miei figli potessero immaginare. In futuro potrei aver bisogno di chiederti aiuto. Fino ad allora goditi dell'esplorazione della mia biblioteca. Grazie. Togli ste zampe. Il libro, puoi utilizzare il libro di collegamento per tornare a Mast. Lo so, se me lo fai usare. E volevo dire un altro film, dove lo andiamo a trovare? Sì, queste cose. Pure tornando indietro. Infatti sono stati bruciati probabilmente tutti e due. Però mi dà come... Ah, perché quel libro non c'è più, ok. Ok, facciamo carica. Ok, facciamo sta cosa. Sì. Che secondo me i fogli non li abbiamo trovati nell'ultimo, quello là del treno. Found the missing page. Oh, come. Come on then. E ma tanto i fogli stanno qua, quindi io ci devo andare comunque. Ah, perché dici glieli davo già. E ma tanto devo trovare gli altri, se non so dove trovarli. Dove cazzo vado? L'abbiamo già di tutti, mi sa. Cioè, non è che ce ne sia un altro. Presumo. Ma... Ah. No, da dove si esce? No, qua l'abbiamo trovati. Qua l'abbiamo trovati. Ok, mi è venuto in mente. L'abbiamo trovati tipo sparpagliati qua sopra. Ma non mi dire che non posso entrare più qua dentro. No. Torno indietro. Carica partita. Sì. No, nel treno non ho trovato niente perché non potevo scendere dal treno, se ci pensi. Ma l'ho trovato qua, su quest'isola qua all'inizio, che stava uno sopra nella, dove stava l'acqua, e un altro non mi ricordo dove stava. Stavolta mi prendo pure i cosi, così me li porto appresso. Ok, quello del... l'abbiamo fatto, quindi andiamo a fare questo della nave, l'abbiamo fatta, sicuro, l'ho trovato lì. Gli altri due quali sono? Questo dell'albero. E poi? Qual era l'altro libro? Erano tre i libri o quattro? Però sull'albero pure li ho trovati.
Erano tre i libri o quattro, vi ricordate? Cioè i mondi, le ere. Sono quattro compresa questa. Ma compresa qua dove stiamo ora. O mi sbaglio io? Solo la nave, lo chalet, l'astronave e la ruota dentata. Qual è la ruota dentata? Questo l'abbiamo mai fatto? Mi sa che questo non l'abbiamo proprio fatto. Da dove è uscita sta cosa? Ma come ci ha fatto andare avanti nella storia senza fare una era? Bah. Questa mi è nuova, mi è assolutamente nuova. Ok, vediamo un po' che dobbiamo fare qua. Perché in realtà pensandoci basta che troviamo i fogli di giornale e ce ne andiamo. Che mo non ci possiamo andare ovviamente. Questa cosa non posso farci niente. Sirius, la tua avidità mi disgusta. Il tuo desiderio di ricchezza e la tua insaziabilità sono incontenibili. Dirò ai miei sudditi di non pagare la tua nuova tassa e sai che mi ascolteranno. Ah, ma quindi ha ragione Acenar. Ha ragione il tizio blu. Cioè, non mi ricordo qual è. Eh sì, ho pensato pure io questo. Vediamo. Bellissimo. E a che serve so? Vabbè. Si diverti, voleva dire se facesse qualcosa. Ah. Perché non funziona questo ascensore? Tu così me lo dici. Ma non si alza più. Ah,
Ma perché io faccio queste cose? Perché? Ah, forse. Vediamo se funziona allo stesso modo. Ok, questi sono i simboli che stavano pure fuori. No, come si torna indietro? Lampeggia rosso, moriremo tutti. Cioè, è uscito il serpente e poi se ne è scappato. Che ha fatto? Perché non ci morde? È addestrato, è domesticato. E invece ci sorprende, ragazzi, ci sorprende, non c'è nessuna lettera. Però questo li torturava. Questo è quello che torturava la gente. Come si spegne questa luce? Non posso aprirlo. Questo ci aveva le sale di tortura, pure sull'altra isola. Cazzo sono sti rumori? Allora, vediamo qua che cavolo è. Ho provato tutto, ma in realtà non è cambiato granché. Quindi c'è qualcosa ancora qua che dobbiamo sgamare. Questo qualcosa gira, ma cosa gira?
Non vedo niente qua sotto. Sì, ma come ci arrivo? Non capisco come giro. Cioè, non capisco come giro. Cioè, per me sembra tutto uguale. O mi sbaglio? Tutto uguale. Ma poi non abbiamo indizi, non abbiamo niente. Come faccio a capire la sequenza di questi? No, non mi fa fare niente. Secondo me gira. Questo è ovvio perché qua si vede. Secondo me gira proprio il ponte che ci fa arrivare là. L'unico che sembra fare qualcosa, o meglio, ci fa vedere qualcosa, sembra questo, vedi? Che sarebbe... Ah, c'è scritto proprio simulatore di rotazione. Quindi... Non si alza più, Sos. Non si alza più. Boh, mi sento sempre delle cose che... Ah, era questo! Ma vaffanculo! Eh no, era per aprire l'ascensore praticamente, che girava qualcosa giù. Però bellissimo. Veramente bellissimo.
Ma siamo sempre qua. Cioè, non. Oh, non mi fa aprire la porta, però. Posso salire o posso scendere? Che vuol dire? Qua siamo all'inizio. No, non va più giù. Ora posso solo salire. Possiamo fare niente, giusto? Non possiamo fare nulla. Nada, de nada, de nada. Scendiamo giù, vediamo se ci troviamo allo stesso punto. Fatto strano che si ferma a metà. Quando clicco questo si ferma a metà. Credo che qua cambi qualcosa. Sto pensando come se ci fosse uno spazio sopra questo. Se io facessi così, vedi, io qua sopra non posso salire. Se scende, ah, ok, scende, ah, ecco qua. Mo? Come faccio a capire? Sono gli stessi comandi dell'altro lato. E come faccio a capire cosa sposta? Ah, non si vede, cioè che ci vuole mettere una finestra per vedere se vede. Quindi ce ne sono varie di isole di questi posti. No, ah, ok, me le devo segnare queste ora. Ok, pensavo si cambiassero pure qua. E chissà a che cazzo servono, però. Non ne ho idea.
Fallo e basta. Cosa dovevo fare e basta? Mi sono perso. Muovo a caso. Cioè, è l'unica soluzione. Cioè, perché quello qua dovrei tipo capire come ruota. Cioè, nel senso che io se questo lo devo girare per forza in alto. C'è poco da dire. Ma questo... Ah, ok, superata la metà va in quello più vicino. Fa un rumore strano. Ok, mettiamo qua. Quindi questo già sta in alto. Vediamo. È un macello però ogni volta fare questa cosa. Pensi di fare le trame? Ormai lo voglio finire, ragazzi. Non credo, cioè appena lo finiamo stacchiamo. Però lo voglio finire, cavolo. Cioè, mo mancano giusto per vedere gli altri due finali. Se fosse mi faccio un caffè. Non so quanto dura, Pim. Ok, siamo andati oltre. Ok, perfetto. Quindi quello era il primo. Questo è il secondo. E c'ha quest'altri due simboli. Facciamoci la foto. Ma a che servono questi simboli? Cioè... Servono sti cavolo di simboli? Perché sti cavolo di simboli? Dove sti cavolo di simboli? Ah, non resisto manco io, Tris, ma voglio finirlo. Da mettere... Sì, ma sono quattro simboli e basta. Nel riquadro iniziale. Ma perché le devo mettere là? Che succede? Che mi sblocca? Che senso ci avrebbe? No, qua non c'è niente. Ah, là è quello iniziale. Allora sono solo due. Ah, ok, allora sono 4, giusto, giusto. Ok.
Si è fermato in modo strano sto giro. Si è fermato in modo strano. Allora, i primi due sono questo e questo, gli altri due sono questo e questo. C'è da un cazzo lo stesso. Ok, l'inverso. L'inverso perché stanno più a sinistra questi, quelli del secondo. Ecco. Ha fatto il suo macello solo per questo. Pensavo che si sbloccava la fine del mondo. Allora, ora ci abbiamo. Mettiamo nel salvataggio 2. Sì, ok. E non mi ricordo più chi sono i fratelli. Non mi ricordo più come si chiamano. Sono in debito con te perché mi hai quasi liberato. Mi chiamo Sirius. Sirius era quello buono, giusto? Sì. Ok. Quello buono, mo. Quello violento. Come no? Ah, c'è una... Ah, anche Nar era quello... Ah, forse l'inverso, dici tu. Quindi faccio prima il blu. Massimo, torniamo indietro. Vediamo questo c'è. No, ma che non si vede? No! Mi ha intrappolato a me, sto bastardo! E tu come ti senti? Oh, e cos'è questo? Forse le pagine per cui hai lavorato così tanto duramente. Ops. Forse stai vedendo il mondo dal mio punto di vista? Lui è l'altro, anche un arla, si chiama Ancho Narra, anche quello. Forse qualcuno prima o poi ti salverà. Questo è quello che piangeva. Hai perso.
Ah sì, ma dici qualcosa di serio, che c'è proprio. Vediamo che succede. Ok, fine. Indietro, carica partita, quello 2, sì. Ok, no, questo cazzo sto facendo pure io. Sì, ma probabilmente sì, farà la stessa cosa, secondo me. Vediamo. Infatti, la stessa idea. Evviva! Sono libero. Oh, e grazie. È stato magnifico. Hai fatto la cosa giusta. Idiota. Ci sei tu nel libro adesso? Che cosa abbiamo qua? Una pagina, e mostra a favore le pagine. Spero che la tua nuova casa ti piaccia. Tanto quanto a me. Ma non capisco perché mossi i fogli stavano in giro allora. Che figli di merda che ha. Ma perché stavano in giro invece ne strappavano? Mi aveva detto di lasciarli tutti lì. No, vabbè, se avessi fatto io la scelta, sicuramente andavo dal padre. Sì, due, assolutamente non mi sarei mai fidato. Però io voglio fare una cosa, ora c'ho tutti. Comunque c'ho tutti i cosi, no? E andiamo dal padre con tutti i cosi già fatti. Magari mi dice qualcosa di diverso, dubito. Però ci provo un secondo. No, a questo punto non l'abbiamo mai vista, perché noi, se ci pensi, noi abbiamo, cioè, sono arrivato alla conclusione del fatto che siamo una madre perché c'era un bigliettino qua fuori che ci aveva lasciato. Fare una cosa, allora diamo una. E poi ce ne andiamo. Che le cose si devono fare precise, se si devono fare, se no meglio non farle. Ma alla fine li avevi dati anche prima, no? Cosa? Ah, 12-1, eh sì, effettivamente hai ragione. O no? No, la prima volta no. Boh, non mi ricordo più. Ma noi siamo precisi. Quando facciamo le cose le facciamo a caso.
found the missing page. Oh, come, come. Che voglio provare anche il fatto quando lui se ne va di provare a prendere il libro. Ah, my friend, you've returned. The page. Did you bring the page? Questi cazzo di libri. Hanno bisogno delle pagine per funzionare. I miei figli mi hanno tradito. So cosa devo fare. Tornerò tra breve. Non mi fa andare. Non mi fa andare. Posso fare niente. Quindi doveva andare così. Doveva andare così. I titoli di coda però. Questi. Nada. Ho molte domande per te, ma i miei scritti non possono aspettare. Sì, ok, dai, facciamo avanti. Cioè, la moglie comunque è tenuta in ostaggio, praticamente, quindi... to explore at your leisure. I hope you find your exploration satisfying. You'll no longer have my sons to deal with. Oh, and one more thing. I'm fighting a foe much greater than my sons could ever imagine. At some point in the future, I may find it necessary to request your assistance. Devo giustamente fanno il 2, il 3, il 4, mi pare pure. Cioè, comunque questo è un gioco del 1993 rifatto. Thank you. The book. You can use the Mist Linking book to return to Mist. Però più vecchio di me, vabbè. Tu però, come dici tu, dentro sei molto più vecchia, quindi di conseguenza equipare le cose. No, non è che ci sono i successivi. Praticamente dal 93 in poi hanno fatto i successivi ai tempi, ma sono vecchissimi come giochi. Mi pare forse il 5 che hanno fatto poco tempo fa. E quindi possiamo restare qui a fare cosa? Cioè, non manco i titoli di coda se scegliamo questa scelta qua. Almeno di là c'erano i titoli di coda. Che forse posso continuare a fare gli enigmi se non li ho fatti. Il libro serve per tornare e andare lì. Ecco, i libri sono sempre questi, non cambia niente. Sempre questi 5 qua. Vabbè. Salviamo pure questo, via.
Ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17, quindi venite a cazzeggiare con noi su Twitch, ragazzi, su Twitch, in diretta. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia, ragazzi. Domani ore 17 Psychonauts, poi alle 22:30 vediamo un nuovo gioco. Poi magari ne parliamo sul gruppo. Che se avete idee, possiamo fare pure qualche gioco che vi garba, che vi garba. Ok? A domani, ragazzi, buonanotte a tutti.